Buongiorno mamme, come state? Il nostro percorso insieme si avvia alla conclusione. Sono passati infatti quasi 2 anni da quando lo spazio mamme all'interno di questo progetto ha preso vita. Davvero in tante vi siete avvicendate con i vostri bimbi, con le vostre bimbe, vi siete sedute sul nostro tappetone, abbiamo sorseggiato insieme tisane, abbiamo condiviso informazioni, ascoltato storie, condiviso risate, momenti di semplice rilassatezza e gioco insieme ai vostri piccoli bimbi. Poi è arrivato questo brusco stop e abbiamo necessariamente dovuto sperimentare una nuova modalità, completamente nuova, per continuare a tenere vivo e forte quel filo che vi legava e ci legava insieme. Ed ecco quindi la modalità video. Cosa fare però? Certo, avevamo chiaro che non era il proporvi un laboratorio che poteva essere d'aiuto o il proporvi attività da fare, perché una mamma con il suo piccolo bambino sa assolutamente cosa c'è da fare, ha tutte le competenze per sapere come modulare la propria azione, come modulare se stessa in risposta delle esigenze di suo figlio, di sua figlia. E quindi abbiamo immaginato che il modo migliore in questo momento fosse quello di sostenervi emotivamente, di prendervi per mano con estrema dolcezza e come accompagnarvi durante le lunghe settimane che la quarantena imponeva. Ecco che quindi i video hanno avuto l'obiettivo davvero di essere una coccola, di augurarvi la buonanotte, di riflettere insieme sul significato meraviglioso della parola quarantena, di condividere le fatiche e le acrobazie quotidiane che tutte voi stavate affrontando, di celebrare insieme la festa della mamma come potere di guarigione. E poi una riflessione ancora nel momento in cui si è palesata la possibilità di tornare nel mondo e di scegliere come affrontare questo ingresso nel mondo. Ecco, speriamo davvero di essere state capaci di accompagnarvi nel migliore dei modi e che abbiate potuto sentire attraverso le immagini, attraverso le mie parole, quella connessione che prima, con un semplice tocco, con una semplice carezza, con la semplice vicinanza fisica era possibile stabilire con tanta facilità e che abbiate potuto sentirvi parte di quel villaggio di donne, di madri, che è così forte, che continua a esistere e che vogliamo assolutamente continuare a coltivare perché ne abbiamo bisogno. A presto.